Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena de... Macete! Passiamo quindi alle notizie della settimana. Quindi notizia della settimana molto importante: mezza Italia sott'acqua, Trieste emergenza rive. Piogge torrenziali, fiumi che esondano, l'alta marea tormenta il nord Adriatico e divora le spiagge. Borgo Teresiano a mollo. Abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Ecco, pronto, sono Roberto, il vostro sindaco. Signor sindaco, buongiorno. È interessante vedere come il giornale quotidiano qui della nostra città, che purtroppo abbiamo questo giornale che io devo leggere in quanto a sindaco, è interessante vedere come delle notizie che sono delle opportunità le vuoi far diventare, insomma, delle catastrofi. Opportunità, diciamo che in questo momento siamo in difficoltà. E questa cosa delle difficoltà è perché non vediamo, ragazzo mio, carissimo il mio mingerlino, non vediamo come possiamo andare oltre. Per esempio, mettiamo che domani abbiamo un colpo di fortuna e viene una gelata. È una fortuna, sì, anche quella manca. Una di quelle gelate, mettiamo che fa un bel meno 10 domani e possiamo avere, signori, a Trieste la più grande pista di pattinaggio d'Europa vista mare. Siamo qua vicino al Teatro Romano perché in questi ultimi giorni è stato presentato questo servizio di bike sharing, praticamente sia qua del Teatro Romano che zona Stazione Roggia, Piazza Unità e non so ancora dove, che sarà queste postazioni in cui venirà messa le bici e al... quando... Eccoci carissimo, veramente è una gioia essere qui. Sono felicissimo che l'ase qua, perché stiamo proprio parlando di questo servizio del bike. Interessante anche lei che è mingarlino, così queste cose, parlare di share biking è una cosa veramente bellissima. Share biking. Bike sharing. Facciamo di nuovo, possiamo farne di nuovo, per favore. Facciamo di nuovo, va bene. Allora facciamo che io ripoggio qua questo e dopo partiamo. Va bene. Maestro, ogni giorno... Sì. Go piantato in testa tutti i suoi insegnamenti, Go piantato in testa le sue paraboliche. Vide piantassi adesso da guarda in testa una parabolica, con tutte le vite proprio te la piantassi dentro. Maestro. Comunque, voglio esaudire il tuo desiderio. Grazie. Il tuo desiderio. Ascolto. Dite che ogni tanto hai problemi di connessione, che sì, devi dire, non arrivo sempre, sa come che sei maestro, maestro di qua, maestro di là. Non mi arrivo a connettermi, E dite, sei normale. Perché? Perché non ti attivi il router? Ti devi attivare il router. E come si attiva il router? Questa è una specie di tutorial. Ti trattieni due respiri, perché bisogna fare un tutorial, ti faccio un tutorial veloce. Grazie. Ti devi fare così, ti trattieni due respiri prima, okay. Ti trattieni, dopo ti degluti, ti che devi degluti, e dopo che ti degluti, ti flassi andacqua, e che via, però... È bello sentire lei che attiva il router, maestro. È bello, è bello. E oggi non neanche mangiare aglio. Ah! Mangio aglio, attivo il router, che... C'è una bellezza. Cioè, okay. Come se non mi hai visto. Come se, vabbè, mi... come se non ho visto, va bene. Tagliamo. Ok. E quindi adesso c'è il sindaco e parleremo di questo servizio di bike sharing che adesso... Carissimo. Ecco, questa cosa qui del bike sharing è una cosa veramente... Bike sharing. La poesia, signori. Le sicurezze si chiama questa poesia perché ognuno di noi ha bisogno di avere delle belle sicurezze, dei privi di debrazzi nella vita. Per favore, musica sbrega mudande, grazie. Ogni uomo al mondo ha i suoi punti fermi. Mi tra le robe go anche il tuo odor, che mi ricorda il formaio coi vermi o un sugaman impregnato di sudor. Mia fia, coi suoi dolci problemi di ormoni, che mi viene incontro e mi vuol salutar, ma ciao non la disi, la tira sciaffoni, e mi con dolcezza la mando a cagare.
La nona che ormai non ha un fil de memoria, la credi d'essere de nuovo fioluzza, la rola felice spinei de cicoria, che fino a parenza si sente la spuzza. E il porco che sei il più normale de tutti, sereno il meridi, che el se proprio bel, non sa che domani faremo parsutti, e al posto de lui, che sarà su fradel. E pose Svetlana, la mia palacinca, la ridi e la ziga con tanta allegria, mia stella che inglava il cervello di una scinca, però quella scinca è solo che mia. Brividi di brazzi. Bike sharing. Allora, questo servizio di bike sharing attivo a breve qua a Trieste è combinazione, Zé e il sindaco così ne spiegherà meglio. Carissimo, guardi, da quando che abbiamo pensato a questa cosa bellissima del bike shaker, che è una cosa veramente... Bike sharing. Bellissima questa cosa del bike sharing, che facciamo di nuovo. Vai. Meglio bike sharing. Nuovo. Sharing. 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 Grazie. Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, Mattarella ospite d'onore al campus triestino della Sissa. E il... telefonata in linea, pronto, buongiorno. È interessante, interessante carissimo il mio mingherlino, vedere come anche parlano qui sul quotidiano locale, insomma, che purtroppo il sindaco deve leggere come parlano di Mattarella che vuole vedere la Sissa. Però allora sì, diciamo la verità, chi non è che vuole vedere la Sissa? Tutti vogliono un pochettino vedere la Sissa quando c'è la possibilità. In fondo anche Mattarella, che è una persona posata, elegante, di una certa età, come un poco tutti, che piace la Sissa. Boh, c'è anche qualcuno che non che piace la Sissa, però insomma, questa okay, è una cosa normale, non sono io che devo giudicare a quelli che non che piace la Sissa. Comunque, per quello che mi riguarda, viva la Sissa e quant'altro. Grazie. Interessante. Interessante. Signori, per chiudere, vi voglio dire una cosa bellissima, perché noi facciamo cose importanti, i nostri gemellaggi con le grandi aziende è un poco la base del nostro pensiero, e questa volta, signori, vi stupiremo con una cosa nuova. Vi daremo all'ingresso il nostro nuovo pupazzetto de peluche con i testicoli grandi, grandi e pelosi, che ti te può struccare e rilassarte. Signori, sto parlando de Hello Kitty. E dopo di questa credo che per oggi può bastare, lo dico anche per voi. Brividi dei brazzi. Questo servizio di bike sharing di Trieste, e speriamo, ecco il sindaco che parleremo del servizio di bike sharing, bike sharing, bike sharing, bike sharing. Sharing, sharing, bike sharing, bike sharing, bike sharing, è una cosa veramente, questo Michele è bravissimo. Guarda, a me certe volte, proprio te lo dico con cuore in mano, che non so neanche che c***o sto cuore. Amici, delle volte veramente mi stupefo di questa loro materialità. Sei proprio brutto. Brutto, brutto il materiale. Grazie, maestro. Comunque, questa cosa qui noi abbiamo pensato di fare un passo importante, insomma, perché abbiamo visto in questi giorni che abbiamo allagato le città apposta, no, per fare queste prove. Ah, l'ho fatto voi? Non sapevo. Fatto anche per provare via Mazzini navigabile e quant'altro. Abbiamo visto che se c'è un problema che non può le bici, c'è il canotto, quindi non può canot sharing, abbiamo il canotto per andare sherry, per andare sherry, che bello, canotto a sherry possiamo andare, la bellezza. Il canot, no dai, il canot sharing. Canot sherry, noi possiamo andare col canot a sherry, che la bellezza. Oggi siamo qua perché oltre alla cucina, la signora nellaga numerose passioni, quindi come lo sport, la musica, un sacco di roba che raccontavi. Mi devo dire che un poco per me, per quanto riguarda il sport, se quasi posso fare le previsioni del tempo, tipo previsioni del tempo, però previsioni di cosa che succederà. Come funziona? Perché mi capisco prima, perché allora, cosa succede? Una volta a settimana vado con la mia amica Piccia Piccia Iole, Iole, a fare una roba molto importante, perché bisogna anche capire come funziona la natura per capire dopo, no, le cose. Allora vado a far bird watching con sta mia amica Iole. Bird watching, cioè la va nei boschi a fare bird watching, a guardare gli uccellini. Sì, ma insomma non si è detto che vado nei boschi, l'importante è il risultato. Esatto, arrivare a quagliare.
questo, dove, che tra gli altri è un rione nuovo, questo Sherry, che noi faremo dei lavori bellissimi, delle rotonde a Sherry. Meraviglioso, veramente, una cosa che abbiamo dei progetti. Era proprio Porto Vecchio a Sherry, così, buttando giù Salia Trivković per sicurezza. Che, non si sa mai. Che forse metteremo Sherry proprio in Trivković, al posto di Salia Trivković. Benissimo. Mettiamo i Sherry. Pronto? È pronto, sì, sono la Nella. Ti ascolti, sì. E merito, non so niente. Guardi, voi mi venissi solo di dirgli le parolezze, però che... preferisco non dirgli. Allora, brutto mona, sappi che per tese finiti i giorni, perché stavo organizzando una manifestazione nazionale, che se troveremo in una piazza dove che te son, se chiameremo le sardine impanate, saremo assolutamente, assolutamente pacifici e te coperemo delle ignade. Sempre a riguardo delle previsioni del tempo, perché bisogna anche tener conto, insomma, che esiste la famiglia del... Scusami un attimo che squilla. Boh, allora, lezioni in diretta, perché se no, Sve, così capì certe robe, come funzionano le lezioni in diretta con Sve. Ecco, andiamo. Ma mi so che in questo momento sei anche in Sherry, meglio mettere che non avere. Chi non ha un Sherry, chissà. Pronto? Cosa ho sentito? Sono Jurkic, sì. Sono Jurkic, buongiorno. Ovvio. No, ho sentito la signora prima che la fa sta manifestazione sardine impanate. No, dissemmi dove che sei. Certo. Che mi non venio. E cosa? E lei ha deciso che mi fa sardina impanata e vegno. Non mi, non mi, non va, anzi, certo, mi grazie, signor faccio la manifestazione, ma vado in un altro posto, a casa, tipo. Stavo a casa e manifesto, sì, manifesto. Va bene. Io con la camera pizza, grazie. Manifesto no, ma poster sì. Però, cioè, oh. Arturo, ma dov'è la mamma? Ma non so. Ogni volta che la va in pannoteca non la sopporta l'odore del fritolin e la fa il bagno per 3 giorni. Mamma! Mamma! Ma senti, papà, se c'è l'acqua che scorri, la devi essere indormenzata. Ma cosa la fa là dentro? La spava nella doccia. Ho la maglia blu. Blu, blu. Per un pelo. Giorgio, fai il momento. Te ha le branchie? Cioè, fermiti un attimo! Dammi un attimo lo spazio! Anche Migo ha bisogno di... Parla, parla. Toccami! Eccomi! Mi... Vuoi sei a man? Il nuovo thriller di Dario Argento, ambientato in uno Smizza. Buongiorno. Avete un quartino di bianco da portare al tavolo? No, se lo ha bevuto Mario Sus. Non importa, ci va bene anche un quartino di nero. Mi dispiace, ma l'ha bevuto Mario Sus. C'è forse del pregevole terrano? Iera, ma l'ha bevuto Mario Sus. Vabbè, passiamo direttamente alle grappe della casa, eh? Gavevimo, ma dopo se passa Mario Sus... Ma si può sapere chi è questo Mario Sus? Suspiria. Cosa? Ma... niente non fatto. Ciao. Per... E il libro? Niente. No, caro mio. Comprimetti il libro a me. Mi non l'avevo scritto, innanzitutto. Sì. Voglio vedere se te lo devi comprare, che non l'avevo scritto. Ciao! Allora, ascolta! Sai che questo corso di yoga ti ha fatto proprio bene? Cioè, ti ha fatto bene perché ti ha rilassato... Sai roba, ma sto corso di yoga proprio perché ti ha fatto trovare il tuo centro, no? E adesso è chiaro che sei il cin proprio, perché non puoi essere, non so.
lezione più importante l'abbiamo fatta adesso. Dia. Dopo non sei mica facile, perché forza, qua te devi far finta che su due manopole dell'acqua calda, della fredda, te metti il rosso da una parte, blu dell'altra, le ho risposto. E uno gira benissimo e gliela spudorata. E allora faccio il birdwatching nei spogliatoi della Triestina, sì, e anche del basket del Trieste, dei ragazzi del pallacanestro, perché anche gli orisi sono importanti. E devo dire che sono importanti da vari aspetti, insomma. Mi immagino. De 2,10 metri, insomma, che se proporzioniamo tutto... Allora... Ah, il Natale. Oh. Distrugge. No, no. Nessuno mi ruberà il Natale. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole. Zecchio di Rosini. Maestro. Sì, che ha bisogno, no? Un po' che ti racconto le robe. Mico, ancora tutte le sue paraboliche qua piantate in testa, ma volessi un altro. Anche mi piantassi una parabolica in testa. Devi attivare il router. Se non ti attivi il router. Se tu devi scrivere. La... che te ha questo problema di connessione. Sì. Sì, perché non ti attivi il router. E come si attiva il router? Spiretti, mi fa un router, vero? Mica mi fa un router finti. Mi fa... Devi arrivare. Devi attivare. Devi attivare il router. E come si attiva il router? Devi due respire. Ma devi fare. Respira. Due respiri. Te trattieni, te deglutti. Ma quel che viene però... Ti metti il bip sul rotto, te prego. Allora, dai, non mi voglio fare. Vuoi attivarmi il router? Non ti fa ridere tanto per sta roba. Guarda, mi veramente del... Guarda, mi ci devo mi stupefo. Guarda, mi certe volte mi stupefo. Ti prego, devo finire sta puntata. Guarda, mi certe volte, e te lo dico proprio, con cuore in mano, non so che cazzo sei. Mi certe volte, mi stupefo. Che avevo fatta? Io lo sta bravissimo. Anche sottolineare stupefo. Ma io lo sta bravissimo.